Sarà l'evacuazione numericamente più estesa che vi sia mai stata in Italia in situazioni analoghe. Prima di Brindisi, dove domenica prossima dovranno evacuare 54.000 persone, era toccato infatti ad altre città gestire problematiche simili, ma con piani che avevano coinvolto non più di 30.000 cittadini. Il maxipiano di evacuazione è ormai approntato e tutto è pronto anche nella sede della Protezione Civile, dove è stato allestito il quartier generale. Apertura alle 4 per gli addetti ai lavori, mentre per la stampa la struttura sarà aperta alle 5.30 del mattino. Il Bomba Day, infatti, è diventato un evento mediatico. 35 le testate accreditate tra carta stampata, TV, agenzie e radio, locali e nazionali. A seguire e raccontare le operazioni anche un'agenzia di stampa di Pechino. Quel giorno ci saranno il prefetto, il sindaco Riccardo Rossi e tutti i vertici delle forze dell'ordine, prevista anche la presenza del governatore Michele Emiliano. In quanto ai cittadini che risiedono nella zona rossa, entro le 8 dovranno abbandonare casa, optando per una gita fuori porta o approfittando delle 14 aree di accoglienza, attrezzate anche per gli animali domestici, messe a disposizione dal comune. Dalle 7.30 alle 14 sarà sospesa la circolazione dei treni, l'aeroporto sarà chiuso dalle 9.30 alle 12 e chiusa sarà anche la superstrada, ma con percorsi alternativi. L'erogazione del gas sarà sospesa in tutte le abitazioni che si trovano nel raggio di 500 metri dal luogo in cui si trova l'ordigno. Solo allora la bomba potrà essere disinnescata dagli artificieri del Genio Guastatori di Foggia, trasportata in una cava per poi essere fatta brillare il lunedì successivo, quando i brindisini potranno tirare finalmente un sospiro di sollievo.